Noi quello che ci prefissiamo, oltre a far appunto diventare questa gara una classica in Italia, vorremmo anche a livello nazionale che l'endurance è una disciplina in crescita e venga considerata una tra le discipline tra virgolette più importanti, nel senso che è vero che c'è il salto ostacoli dove ovviamente c'è anche più giro economico, però l'endurance è una disciplina che sta avendo tanti partecipanti e quindi quello che noi chiediamo, ma credo che di fare un po' il portavoce di tutti, è quello di a livello proprio di federazione di riuscire a far crescere un po' i giovani agevolandoli sia sulle condizioni di partenza e poter diciamo un po' incrementare il vivaio in modo da tenere alto questo nome anche a livello europeo e perché no mondiale insomma. Praticamente dire ci sono all'interno della gara due diverse finalità, cioè quella che porta il cavaliere a primeggiare, quindi a vincere la gara, e quell'altra che invece mira a riuscire a portare il cavallo nelle migliori condizioni alla fine della gara. Our team is so good. I think that was a really good competition and we went together with my teammate Annika Odor, and she was second, and she's good. It was really fierce because the whole like first part of the competitors went like around 20 kilometers per hour continuously in every loop, so. So it was really interesting and strange that how can we just finish this competition? Everybody wanted this winning so much, and well, everything decided in the last 2 kilometers approximately, because the horses had to just find a position where they can just go. And I wouldn't say that the track was dangerous, but this last. Last part there was a little trench we had to just gallop through, and well, it was quite dangerous that the horse maybe can just fall down, but unfortunately everybody could manage, and it was a great competition, amazing movements, and quite interesting. I'm the son of Rachel Love, the Jesus of Siberia, the Bible Love. Yeah.
Secondo classificato, Odor Enico su Chiese, Ungheria. Porta qui quella bandiera. A Bartosz Victoria. In piedi, per cortesia, in piedi. Prima. I would like to go to Belgium to the European Endurance Junior Championship, and I hope that we can do it. So I started to do it like 11 years ago as a little rider, and after I could experience successfulness in this race, then we just started to do it a bit more serious way. And now we are continuously visiting international competitions because the whole atmosphere is great. People know each other, and well, it's really amazing experience what you can get from this sport, from your horse, that you can success together. And well, if you are examining that you are starting something with your horse when it's a beginner, and where you can go with the horse, it's amazing that you can manage with the horse a lot of things together. So that's why I think a lot of endurance riders just like this. This is a big challenge, and this is great. Effettivamente siamo stati sempre insieme ai primi cinque. I rientri del cavallo erano ottimi, la sua voglia di andare non si è tutto sommato mai spenta. Finché a un certo punto ci avvicinavamo sempre di più al traguardo e mancavano gli ultimi 5 km. Ai 5 km abbiamo accelerato un pelino. Eravamo in 5, la quinta un pochetto si è defilata, ha perso qualche metro. Lack of a better word, and that's my best excuse.